Il festival Il Fiume e la Memoria, dalla fine degli anni 90, anima con spettacoli di teatro, concerti, retrospettive cinematografiche, mostre, esposizioni ed eventi pubblici, l'attività culturale nel centro storico di Pescara e torna ad essere protagonista anche per l'estate 2024 con un ricco cartellone composto da 10 eventi programmati dal 20 al 25 agosto. Anche quest'anno il Comune di Pescara sostiene il festival Il Fiume e la Memoria, un festival ormai che appartiene alla cultura pescarese, all'estate pescarese. Tanti appuntamenti, tanti spettacoli, presentazioni di libri in vari luoghi del centro storico della città e del lungo fiume. Ecco, ci piace accarezzare l'idea che tante persone, giovani e meno giovani, possano partecipare, assistere ai vari spettacoli che ci saranno dal 20 al 25 agosto. Non posso non manifestare la felicità, afferma l'attore e regista Milo Vallone, ideatore e storico direttore artistico della Kermesse, nel continuare l'esperienza di questo ormai storico appuntamento culturale che tanto ha contribuito alla crescita e allo sviluppo della città, sia in termini di valorizzazione del centro storico che di riscoperta del lungo fiume. Sono sostanzialmente un omaggio a Massimo Troisi nel trentennale della morte, la proiezione di un documentario di Pescara che aprirà poi il festival, in cui avremo in 1:10 la possibilità di conoscere Pescara dal Neolitico ai giorni nostri, poi la proiezione di un altro film che è Arcunt, che racconta la vicenda di Tommaso Cascella e Gabriele D'Annunzio, insomma una vicenda ambientata, realmente accaduta, ambientata nella Prima Guerra Mondiale, La Divina e la Magnifique, celebriamo Sara Bernard e Eleonora Duse in un'altra ricorrenza importante, e poi abbiamo un altro spettacolo al quale tengo particolarmente, una produzione con Paola Quattrini, sarà un viaggio nell'universo femminile, e chiudiamo il 25 agosto sul lungo fiume, tornando sul lungo fiume con uno spettacolo curato da Federica Vicino con una protagonista della fiction di Mare Fuori. Il Fiume e la Memoria non è soltanto una rassegna, ma un viaggio affascinante attraverso la cultura in tutte le sue forme.